Mirella Brunori, Franco Grigiotti, 3 in 1. Abbiamo anche un corpo. Prima parte. Veramente è un po' di tempo, direi da qualche settimana, che Mirella mia mi sta suggerendo di riordinare e scrivere tutte quelle cose che ho raccolto e raccoglierò in cassette e messaggi scritti in questi primi 9 mesi del 1997 e oltre dalla sua dipartita. Lei è la suggeritrice e la regista, io l'amanuense. Ho proprio un filo diretto e posso interrogarla quando voglio, o almeno mi sembra. Io per mia natura sono molto restio a queste cose perché ho paura di venir meno a quello che è uno dei miei punti fermi del mio credo cristiano, l'umiltà. E l'espormi con lo scrivere mi terrorizza perché questo fatto potrebbe far venire meno quello che, come ho detto, è tra i beni più preziosi da conservare e alimentare. Ma l'aver messo a nudo questo mio pallino mi fa già credere di aver in parte perso o quantomeno inquinato tale bene. D'altra parte, se uno vuole esternare ad altri il proprio pensiero, non può esimersi dal correre questo rischio. È un passaggio obbligato, ma starò attento. Cercherò inoltre di rimanere il più aderente possibile, oltre che ai miei principi, a quella che è la verità di ciò che mi è accaduto o di ciò che ho creduto mi sia accaduto e che continua ad accadermi. Garantisco la mia buona fede, poiché, oltre a non voler ingannare gli altri, non voglio ingannare me stesso. Ciò, oltre a essere sciocco, sarebbe fonte di rimorsi. Per che cosa poi? Pertanto io continuerò in questo progetto che, come ho detto, non è mio perché è sì scritto da me, ma è ispirato dal mio amore. I contenuti sono di entrambi e per essere onesto fino in fondo non so esattamente quanto sia mio e quanto di Mirella. La cosa, dice lei, ha poca importanza perché noi siamo una cosa sola. Questo lo era di qua ed ora ancor più lo è dall'aldilà. Sono perciò espressioni di un unico pensiero.